Amici telespettatori, bentrovati, eccoci per un nuovo appuntamento del nostro avvocato che risponde, perché noi il nostro avvocato sicuramente risponde, risponde a tutti voi, chiamatelo 091 30 18 88 oppure scrivete le email, guardate sulle pagine Facebook, Twitter, YouTube, insomma chiamate e risolvete le vostre questioni legali. Noi abbiamo qui l'avvocato Ferdinando Gattuccio, bentrovato. Grazie, ben ritrovati. Oh, adesso mi sento un po' meglio perché insomma noi abbiamo un feeling extra perché ci divertiamo. Noi ci divertiamo, proviamo a fare anche intrattenimento un po', perché sennò queste trasmissioni sono argomenti che magari se detti in modo grigio Guardi, subito arriva la telefonata, quindi noi invece che parlare degli argomenti andiamo subito al telefono. Pronto, chi è in linea? Pronto? Sì, buongiorno, sono Silvia. Silvia, ben trovata Silvia, da dove ci chiama? Da Palermo. Palermo, bene. Allora, lei avrà una questione legale, altrimenti che chiama a fare, giusto? Non è che voleva stare con... Allora, ci dica, sì, qual è la sua... un chiarimento circa l'affido, cos'è esattamente l'affido? Ha visto un medico nel frattempo? Anche? Perché ha una voce? Perché lei sta un po' male, mi sembra. Sì, sì. È raffreddata. Sì. Ha detto l'affido o la diffida? La diffida. La diffida. Sono anche afona. Ecco, ok, perfetto. Che non è un problema legale, però è un problema medico. Questo riguarda la mia salute, è un problema medico, influenzata. Ecco, se resta un po', la successiva puntata è quella con il medico, così lei prende due piccioni con una fava. Insomma. Esatto. Allora, aspetti, ripeta la domanda, perché io ho pure oggi l'avvocato che ha preso la medicina. Oggi ho preso ha mangiato tanta totta anche. E quindi... volevo sapere cos'è esattamente una diffida. Una diffida, sì. Allora, la diffida è un atto che può essere anche molto utile, perché è un atto stragiudiziale, precisiamo questo, cioè non è uno degli atti previsti dal processo. Okay. Quindi un privato, se vuole diffidare qualcuno a fare qualcosa o dal fare qualcosa, quindi attenzione a non fare confusione, perché possiamo diffidare, quindi dire a qualcuno sei tenuto a fare questo per me, oppure sei tenuto ad astenerti da questa attività. Può notificare un atto, non occorre neanche l'avvocato, dico è opportuno naturalmente farsi assistere, perché normalmente si compone di due parti, c'è la parte in cui si diffida, ti invito a fare questo entro questo dato termine, e poi un atto dichiaratorio in cui si dichiara che in difetto si agirà. Naturalmente gli effetti a stretto rigore sono gli stessi di una raccomandata R o di una PEC. Però è un po' vedersi... come nel calcio l'ammonizione. Esatto, l'ammonizione e poi l'espulsione è quella processuale. E fa una certa impressione perché viene notificata da un ufficiale giudiziario. Per carità, possiamo pure diffidare qualcuno con una raccomandata scrivendo ti diffido a fare questo, ma la diffida classica notificata a mezzo ufficiale giudiziario. La signora sta morendo al telefono là. Scusi, signora, voglio dire, lei ha avuto una diffida? L'ha ricevuta o l'ha fatta? L'ho ricevuta, per questo volevo sapere cosa era. Ah, l'ha ricevuta? Lei è un po' birbante, cosa ha combinato? Non lo vuole dire, non lo vuole dire. No, giusto, no. Non è che ora uno si deve... No, comunque la tranquillizzo nel senso che i termini che le sono stati dati saranno stati dati 10. Cos'è arrivata una raccomandata? Scusi, avvocato, sì, è arrivata una raccomandata? Signora? Sì, una raccomandata, sì. Ah, okay, ecco. È una raccomandata. Io mi sto preoccupando della salute della signora più che della diffida. Sarà un sollecito, sarà qualcosa, insomma, finché non dico, poi bisogna vedere se le ha scritto già un avvocato, è da prendere più sul serio, nel senso che probabilmente agiranno davvero, altrimenti potrebbe anche essere un bluff, dipende dal merito della questione un po', lei saprà un po' come sono andate le cose, per cui, però la diffida di però cui lo possiamo chiedere se è un avvocato, se è un sì, questo il possiamo chiederlo, se è a firma di un avvocato, si le ha scritto il diffidante. Invece il chi la riceve è il diffidante. Ecco. Chi le ha scritto? L'avvocato, signora? Sì. Ecco. Ha scritto l'avvocato, quindi diciamo contatti lo studio dell'avvocato, cerchi una composizione bonaria, è sempre la cosa da consigliare, perché è sempre meglio di un processo quando è possibile, tranne che non sia una pretesa assurda. E allora, vabbè, però non c'è da preoccuparsi sulla diffida. No, perché anche i termini che vengono dati non sono certo perentori, sono i termini dati dall'altra parte, e quindi sì, vanno presi sul serio, ma senza pensare che l'undicesimo giorno, il trentunesimo giorno accada qualcosa di terribile, insomma. Ecco.
Va bene, signora? Sì, grazie. Prenda un po' di medicina. Tante. E poi mangia tutta la torta che vuole. Grazie, grazie. Allora, avvocato, abbiamo un po' stravolto il nostro appuntamento quest'oggi, insomma, siamo partiti direttamente da una telefonata. Bello però, cominciare, anzi. Sì, così, ogni tanto dobbiamo cambiare, ma non piace fare sempre le stesse cose. Allora, quali sono gli argomenti che li hanno stimolati? Ma sono molto argomenti, ecco, di attualità, come spesso ci accade, e mi piacerebbe parlare delle molestie nelle assunzioni, in particolare nel mondo dello spettacolo. C'è stato tutto lei viene questo da questa cosa di Asi Argento. Di Asi Argento, poi l'omissione di soccorso, che pure triste, sì, infatti. No, sì. Mi sembrano La scorsa settimana è stata tutta la settimana dedicata a queste cose. Ma lei, mi interessa sapere, ma lei che ne pensa di Asi Argento? Insomma, lei è pro o contro? Allora, lì poi c'è il guaio, accade quando si sposta l'attenzione sulla vittima invece che sul fatto, perché magari si tratta di fatti che non hanno rilievo penale, perché non bisogna confondere lo stupratore con lo sporcaccione. La cosa veramente grave è che in ambito lavorativo, in ambito assunzioni, soprattutto lei che è stato vicino mondo, al cinema, lei dovrebbe sapere, che conosco lei uno l'ambiente, che sa, per cui... Lei non poteva portare questo argomento qui, io non la consiglio di andare avanti, però no, quello che voglio dire è che in tutti gli ambiti purtroppo c'è questa tendenza al ricatto sessuale, normalmente da parte di un uomo nei confronti di una donna, ma può accadere nell'ambiente dei gay, può accadere il contrario, può accadere senz'altro, ed è questa la cosa veramente grave. Poi stare lì a vedere quella ceduto, ma per lei Weinstein è un porco? Sì, decisamente. Sì, ecco, sì, lo dice con fermezza, decisamente, perché si è fatto scoprire è anche vero, scusi, perché veramente sono cose davvero su cui non si può neanche scherzare, perché noi dobbiamo metterci nei panni di chi si trova a cercare lavoro, che sia nell'ambito dello spettacolo o meno, e si trova davanti a una persona che non è interessata al curriculum, alle ma qualità un'altra umane, cosa. Ma un'altra cosa, la patata. È veramente squallido. Ora, nel caso di Asi Argento è quasi come se le contestassero: hai denunciato tardi uno stupro. Ma non è uno stupro, lì è una questione di approfittamento di una posizione di potere. Anche perché queste povere ragazzine, insomma, era una ragazzina. Comunque lei era nel sistema, perché a casa non so se hanno capito questa cosa di qua, perché chi sta fuori dalle televisioni, dal cinema, dalle produzioni, non sa. Io volevo capire, ma cioè veramente, cioè, se non la dai... Allora, dunque, è un fenomeno. Cioè, la domanda è il molto fenomeno nel mondo dello spettacolo è più diffuso, perché c'è tanta gente disposta a tutto e tanta gente che si è accostata a questo mondo proprio questo, allo scopo, ecco, per questo. Quindi okay, si incontrano due mondi che facilitano questo tipo di scambio. La però cosa strana, scambio, sa che a me non me la chiedono. No. Ma è curioso, cosa sono un bell'uomo. Pure ce ne sono tanti, capito? Che magari dici, ma come mai? Tu vuoi... E lì io è la sì, questione di scrupoli. Io la do, non è che... ma si può affrontare seriamente. Ma lei non può venire con questi argomenti dopo una settimana che tutti i media, in tutte le televisioni nazionali, internazionali, hanno bombardato su questa cosa. Ragazzi, ci hanno fatto... Però noi diciamo l'ultima parola, perché quello che diciamo, allora, noi chiudiamo, noi questa, chiudiamo l'argomento. Scusi, delle mi faccia fare la cosa. Scusi, avvocato. Lo so, lei è l'avvocato, se non parla lei che devo parlare io. Allora, chiudiamo ufficialmente l'argomento Weinstein, Asi Argento, eccetera, eccetera, con l'avvocato Ferdinando Cattuccio. Esatto, chiuda, adesso dirò la parola definitiva. Sì. Quindi, non prendiamocela con le vittime, sono affari loro, se la ragazza ha ceduto o non ha ceduto, è una cosa personalissima, e anzi ha il coraggio di ammetterlo chi ha ceduto a queste lusinghe. La cosa grave è che in ambito lavorativo una persona subisca un ricatto sessuale o pressioni o molestie per lavorare. Questa è la cosa grave, vale nello spettacolo, vale dopo. E con questo metto punto. Oh, basta. Basta cambiate parlarne, trasmissione, cambiate soggetto, cioè, basta, non ne possiamo. Ho detto la parola. Allora, vi ricordo il numero di telefono, lo 091 30 1888, per risolvere le vostre questioni legali, perché qui l'avvocato Ferdinando Cattuccio è pronto a rispondere. Io vado subito con una email che sto leggendo, ecco, l'avevo persa, aspetta che la ritrovo, eccola qua. Allora, e ancora una volta sempre questa cosa della separazione, separazioni, cioè, basta. Come, ma come fa, ma come siamo messi? Cioè veramente adesso, ma i matrimoni perché li fate? Cioè, io mi chiedo questa cosa qua, basta.
No, oppure introduciamo quello a tempo col rinnovo tacito oppure con la disdetta. Ma sai che mi hanno detto, ma è vera questa cosa? Qua è una fake news. No, no, in Inghilterra se ne parla. No, in America fanno i contratti matrimoniali. No, il contratto prematrimoniale sì, è un fenomeno dei paesi pure anglosassoni, da noi non è... Cioè che faccio? Io vengo da lei, lei è la donna, preferisco che la faccia lei che io. La ringrazio. Dico, io vengo da lei, ci dobbiamo sposare, diciamo, allora quanto facciamo? Allora, mettiamo che lei è un magnate miliardario della televisione. Sposa questa porco, giovane come star, se io sono la donna sei lo so, sono io, vabbè. E quindi dice sì, io ti sposo, però siccome so che i matrimoni potrebbero non durare, l'amore potrebbe finire, mettiamo per iscritto le condizioni future di separazione, in modo che almeno ma si anche la durata del matrimonio si può fare tipo, no quello no, quello perché, non è possibile, perché invece dovrebbe essere una cosa interessante perché dice guarda, noi ci sposiamo per 5 anni. No, ma io sono de jure condendo, cioè come cosa da realizzare, de jure condendo, cioè come diritto ancora da creare. Mi non mi faccia queste cose, queste cose perché tira con il latino. Latino. La prego, mi fa fare le figure del cretino poi in televisione. No, allora, sì. Non si può fare questa cosa a comprare. No, ancora no, però a parte lo scherzo eviterebbe ma quel trauma. Ma si possono prevedere per esempio i tradimenti. Fallimento. Cioè in un matrimonio, un contratto... No, riguarda la parte economica. Totto corna tu, totto corna io, siamo pari. No, perché è snaturata l'essenza del matrimonio, quindi dire, sarebbe non nulla un patto del genere. Niente, non si può fare. Vabbè, sentiamo questa email di questo povero disgraziato che dice: pago gli alimenti da circa 4 anni, so che ci sono state delle modifiche, posso risparmiare qualcosa. Mica, posso risparmiare qualcosa, bellissimo. Ma penso che pagherà un botto, perché per scrivere lui paga un botto. E c'è un famoso comico che leggevo che è sull'astrico, comico di Zelig. Sì, poverino, cioè, poverino ridotto sull'astrico. Però vuol dire che c'è qualcosa che non è andata per questione pure di matrimonio. Per questione di matrimonio, la separazione lo ha rovinato. Il punto è che adesso è cambiato, ce ne siamo occupati anche in una puntata precedente, la giurisprudenza è cambiata, per cui non può più diventare una separazione una sorta di rendita per la parte debole. Chi è in condizione di lavorare deve cercare un lavoro e lo scopo non è più quello del mantenimento, di mantenere lo stesso tenore di vita precedente, ma è quello di garantire una dignità di esistenza. Quindi questo signore, se quindi che cosa ci sono delle tabelle di tariffe? Sì, pratica, sì. Ma più che tabelle, diciamo, sono dei criteri, perché poi per ogni coppia si valutano i due redditi, sì. Si vede la situazione nel dettaglio, il giudice poi ha una certa discrezionalità nel credere anche o non credere ad alcune cose, perché quindi al di là deve essere dimostrato dalle dichiarazioni, esatto, dei redditi, ste cose. Si tiene conto del fatto che si capisce che quella persona per esempio ha dei redditi in nero, ecco. Allora il giudice di quello che insomma risulta un po' se ne frega, quindi se è una moglie per esempio, una donna non ha fatto niente tutta la vita perché la campava il marito e viceversa, potrebbe, esatto, essere contento. No, state attenti con le donne, perché sennò qua, certo. Allora, che un marito invece non ha fatto niente tutta la vita perché sostenuto, diciamo, finanziariamente, no, lui deve vivere il minimo indispensabile, esatto, cioè non è che... È giusto che questa donna venga mantenuta perché aveva fatto un progetto di vita che teneva conto di questo matrimonio che non sarebbe... E lei si è occupata sicuramente della casa, ha dato un suo contributo nell'educazione dei figli, nella gestione del menage familiare. Quando viene a mancare è giusto che abbia il mantenimento, ma non più come in passato, per cui doveva rimanere la sua situazione come se nulla fosse accaduto. Non è più così, se è in condizioni di lavorare lo faccia, o almeno cerchi di lavorare, perché la situazione cos'è, è quella, si dà un tempo pure, dice tu entro due anni deve dimostrare, perché se si va poi davanti al giudice per ridiscutere le condizioni, lei dovrà dimostrare di aver sostenuto dei colloqui di lavoro, di averci provato quantomeno, se è in condizione di farlo. Oltre una certa età si sa che non si può pretendere che una donna, cioè, io non ho capito cosa rispondi al nostro amico, allora, Gano. Che cioè, senz'altro vale la pena, lui che deve può rivedere sta cosa. È il momento di agire per rivedere le condizioni, perché probabilmente questo mantenimento che era stato stabilito è sulle vecchie regole. Ci vorrebbe però un fatto nuovo, qualcosa che lui è sempre bene documentare, un cambiamento nelle condizioni economiche, così è più forte l'istanza. Rifarsi solo al cambio giurisprudenziale, io farei riferimento a qualcosa di allora, nuovo. Signor Carlo, lei intanto vede un avvocato.
che così la consiglia meglio. La consiglia se vuole approfondire un pochettino di più, chiami ai numeri che vede. Però diciamo il momento è favorevole per chi intende rivedere un po' l'assegno. Sto poverino, secondo me, uscirà dai 2 ai 3 mila euro al mese. Insomma. Addirittura tu sei... No, perché ho capito perché che lui, insomma, secondo me, spende un botto. Va bene, allora, 091 30 18 88, volevo ricordarvi anche che voi avete la possibilità di chiamare quando volete, durante la settimana, a qualsiasi orario, perché noi raccogliamo le vostre chiamate o vi chiameremo poi durante la trasmissione con l'avvocato qui in studio, oppure insomma rispondiamo alle vostre domande se le volete postare sui nostri social o... Andiamo a un altro argomento. Sì, allora, abbiamo parlato delle molestie nelle assunzioni e soprattutto nello spettacolo di sporcaccioni. Sì. E vorrei parlare dell'omissione di soccorso perché è capitato proprio poco tempo fa a Palermo, anche l'ennesimo caso, e vorrei fare anche un appello a queste persone che prese magari da un momento di follia, fanno male a qualcuno e scappano. È un comportamento veramente sciocco, intanto perché è dimostrato dalla cronaca che i pirati della strada vengono individuati sempre. E poi le conseguenze per chi si ferma a prestare soccorso sono praticamente nulle, nel senso che ci sarà o l'assicuratore che paga, o se uno non è assicurato pagherà questo il fondo è un bel messaggio per le vittime mandando. Della strada. Esatto, soccorrete a chiunque tra le altre cose. Intanto perché è un obbligo morale, eccetera, ma perché è un obbligo giuridico che altrimenti ha conseguenze gravissime, cioè quello che era una banalità che può accadere a tutti diventa un crimine, sia l'allontanamento dal posto sia l'omissione di soccorso. Potete essere arrestati se non ci si presenta entro 24 ore, è consentito l'arresto, quindi perché esporsi a una condanna seria e anche alla... è una cosa ignominiosa socialmente. Sì. Guardate che chi è scappato da un incidente viene guardato in una maniera diversa per tutto il resto della vita, è un comportamento stupido prima che criminale, quindi vorrei fare questo appello. Se vi capita, mantenete i nervi saldi e soccorrete, fate tutto quello che ci si aspetta. Quindi... No omissione di soccorso. No omissione di soccorso. Lei no pensi fuga che a me è successo esattamente l'opposto. Mi trovavo a Palermo, dico proprio no, perché cioè poi l'assicurazione mi ha anche rimborsato il danno. Mi hanno tamponato, cioè proprio una signora poverina, cioè mi è arrivata addosso, che mi ha scassato la macchina sicuramente. Io ho preso un colpo della strega, ma anche della Befana e di tutte le altre cose. Sì. Insomma, mi ha distrutto la macchina. Io sono sceso dalla macchina, ho dovuto soccorrere lei che era svenuta. Hai capito? Poverina, cioè, è stato esattamente il conto. Poverina, si è spaventata talmente. Cioè, io sono stato l'incidentato che soccorreva. Altro che omissione di soccorso. No, giuro che è vera questa cosa di qua. Non l'ho soccorso perché. Vabbè, comunque. Allora. Omissione di soccorso. Quindi cercate, naturalmente, altrimenti incorrete. In quello che ha detto l'avvocato. Sì, sì, perché insomma diventa un reato, doppio reato, perché ci può essere l'allontanamento dal posto, che tra l'altro ci sono sanzioni salatissime anche economicamente, e l'omissione di soccorso, che è un reato grave, oltre che appunto molto spregevole, è un reato brutto. Esattamente. Abbiamo altro argomento, se no vado con le email. Mi era arrivata una richiesta da una nostra ascoltatrice sul cos'è il ricorso al TAR, a che serve, quando ecco, si fa il cos'è ricorso il ricorso in al effetti TAR. Può questo essere non l'abbiamo opportuno. Trattato fino adesso. Sì, infatti mi sembra interessante perché fondamentalmente si fa ricorso al TAR, a questo particolare giudice che è il Tribunale Amministrativo Regionale, in realtà si chiama giudice ma è composto da più giudici, che si occupa dei rapporti tra i privati e la pubblica amministrazione, prima anche del pubblico impiego, adesso il pubblico impiego è passato pure al giudice del lavoro. Quindi quando vi arriva l'atto amministrativo che voi ritenete illegittimo, ci sono, attenzione, 60 giorni, la normalità è questa, c'è questa decadenza che è veramente una tagliola, 60 giorni per impugnarlo davanti al TAR. Okay. Se per caso vi perdete questa scadenza, c'è la salvezza del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i nostri provvedimenti, qui anche il Presidente della Regione Siciliana, però poi non c'è il grado di appello, è una cosa un po' diversa, ecco, non vorrei scendere in dettagli tecnici, però siccome sono 120 giorni è l'ancora di salvezza per chi magari ha perduto la possibilità di fare il ricorso. Ma lei risulta per esperienza che questo ricorso al Presidente ha i suoi frutti? Beh, per dipende dal caso. Allora, viene deciso sulla base poi
poi di un parere del Consiglio di Stato. In Sicilia il Consiglio di Giustizia Amministrativa, che è il massimo organo noi di siamo giustizia statuto autonomo, sì, e prevede abbiamo questa tutte cosa. Cose speciali, insomma abbiamo questa sorta, cioè, di a parte le dogane poi siamo uno, certo, Stato a sé, la Catalogna d'Italia. Noi siamo le cose. E quindi, diciamo, viene deciso su parere del Consiglio di Stato, in Sicilia invece del Consiglio di Giustizia Amministrativa, se insomma, se una ragione ha ragione, se ha torto ha torto, poi può sbagliare anche lì il Consiglio di Stato, per carità, ma non c'è una tendenza né a favorire, anche queste sono delle leggende che dobbiamo sfatare, non è che il TAR abbia un favor per l'amministrazione o per il privato, cerca di decidere sulla base di quello che risulta. Le leggo queste email, abbiamo gli ultimi minuti, e dice: ho subito un incidente, l'assicurazione mi ha negato il pagamento dei miei danni, ritengo di avere ragione, che cosa posso fare? Ma mi chiedo se il suo stesso assicuratore, cioè se hanno seguito la procedura, comunque in questo caso... Le ipotesi sono, o il suo assicuratore ha detto sì, no... Sì, perché c'è la procedura, chiaramente penso che abbiano seguito quella più cona, per cui c'è l'indennizzo diretto e poi gli assicuratori comunicano tra di loro, tranne che non si tratti di una persona investita, il pedone investito, allora si riferisce all'assicuratore dell'investitore, vada da dal suo avvocato di fiducia per valutare la situazione in concreto, scrivere una diffida, ecco, ne parlavamo prima, certo, si potrebbe diffidare, certo, l'assicuratore a pagare, naturalmente lì sarà chiesta magari la prova per testi, quella diciamo tra virgolette precostituita, sì, nel senso che sono, sì, delle dichiarazioni testimoniali scritte che sono richieste di solito dagli assicuratori per valutare cosa è successo realmente, lì abbiamo troppi pochi elementi, cioè, comunque, non si può, sì, giudicare, sì, così, sì, quindi cercate di scrivere, scrivete anche di più, anche i dettagli sono email fondamentali, a volte, qualche per dettaglio capire che possa dare all'avvocato delle indicazioni. Allora, siamo arrivati al termine, grazie intanto per aver dato come sempre il suo contributo. Vorrei chiudere con una morale, come facciamo di solito, sì, perché quella dell'avvocato a me piace proprio, poi del Gattuccio allora abbiamo parlato no, perché pensavo, siccome, sì, avevo una massima sulla questione delle molestie, ecco, vabbè, la faccia, però chiudiamo oggi con questa cosa delle molestie, sì, per cortesia. Allora, morale dell'avvocato Gattuccio sulla questione, il caso molestie dei produttori, goliardica, per carità, dica, niente dica di che. Allora, funzionava così: chi non la dà e non sa recitare non lavora, chi non la dà e sa recitare lavora in teatro, chi la dà e non sa recitare lavora una volta, chi la dà e sa recitare lavora. Quindi insomma, una delle cose da fare è bellissima, questa è bellissima, io aggiungerei soltanto: sono disposto a darla, fammi lavorare, fammi lavorare. Lo stesso. Grazie avvocato. Grazie a voi. Ma come si fa? Non si Ma può. Come si fa? La prossima settimana però continueremo con l'avvocato risponde, grazie per aver seguito questo appuntamento, un sorriso ogni tanto fa bene sicuramente. Noi ci rivediamo domani sempre allo stesso orario, buon proseguimento d'ascolto. We'll be right back.